Qualcuno, giustamente, ha fatto notare che oggi, festa della Santissima Trinità, mentre la liturgia della Messa si sofferma sui numeri e anche su una certa terminologia filosofica, pensate al prefazio, invece i testi biblici ci raccontano qualcosa del mistero di Dio. Come tutti sappiamo, i numeri possono essere freddi, hanno qualcosa di gelido, per non parlare poi di una certa terminologia filosofica, essenza, sostanza, natura, persona, incomprensibile da parte della gente comune. Mentre il mistero di Dio ha qualcosa di particolarmente caldo, come caldo è l'amore di un Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Non sto qui a elencare tutti i litigi, le controversie, le eresie che hanno riguardato la Trinità Divina e che hanno comportato scismi e condanne da parte di concili, le cui dichiarazioni ufficiali interessavano solo imperatori per timore di divisioni all'interno del loro impero e i papi per evitare confusioni tra la gente comune, la quale, gente comune, capiva solo una cosa, che la Chiesa stava complicando la fede in Dio con una terminologia che aveva del sadico. Non parliamo poi che a suscitare le più accese discussioni è stato proprio lo Spirito Santo, nel suo rapporto con il Padre, con il Figlio. Sì, proprio lui, lo Spirito, non era ben accetto nella teologia cattolica dei primi secoli. Sembrava un intruso. Ancora oggi la gente comune non interessano nei numeri che Dio sia uno e trino, e tantomeno il loro rapporto di uguaglianza e di relazione. Non credo che quando compariremo davanti a Dio nell'aldilà saremo interrogati sulle processioni trinitarie. Perciò vorrei soffermarmi sui testi biblici della Messa che narrano in modo caldo il mistero di Dio. Partiamo dal primo brano. Prendiamo per storica la figura di Mosè. Qui non ci interessa questa questione, che ha però una sua importanza anche per leggere la storia di Israele. E perciò cerchiamo di comprendere il brano, che fa parte del libro dell'Esodo, anche se non è di facile interpretazione. Non si capisce perché Mosè osi tanto, chiedendo l'impossibile, ma c'è scritto che egli quasi ordina a Dio: mostrami la tua gloria, mostrami. Come se a Mosè, un pragmatico condottiero, interessasse qualcosa della realtà divina. Tutti i condottieri della storia, e sono tanti, dicono di aver avuto anche delle visioni superiori. E ancora oggi c'è chi si appella a una visione divina per far valere il proprio potere. Non parlo poi delle religioni, dei leader religiosi, che fondano il loro carisma su di una certa rivelazione divina a garantire il loro potere. Non so, forse perché sono particolarmente, diciamo, un po' scettico, diffidente, allergico, non ho mai sopportato visioni di alcun tipo. Non le sopporto. E il motivo mi sembra semplice. Dio parla dentro di noi, ma parla con la voce del suo spirito che non ricorre a qualcosa di sensibile. Dio come risponde
alla richiesta assurda di Mosè, farò passare davanti a te tutta la mia volontà. Ecco la risposta di Dio. Chiariamo ancora una volta che cosa significhi bontà, per non cadere nel solito discorso moraleggiante. No, bontà, con questa parola noi chissà che cosa pensiamo. Bontà significa bene. La parola bontà non significa essere buoni, così, significa bene. Questo è il significato vero della parola bontà. Non significa essere misericordiosi, essere così buonissimi, no, significa bene. E nel campo divino è il bene sommo. Dunque, bontà è il bene che è Dio stesso. E dal bene deriva tutto il resto, come un riflesso o un insieme di riflessi. Pensate alla bellezza. La bellezza deriva dal bene. Pensate alla giustizia. La giustizia deriva dal bene. Pensate alla misericordia, alle relazioni sociali di diritti e di doveri. Tutto deriva da il bene assoluto che è Dio. È un riflesso, la bontà, la bellezza, la giustizia, sono riflessi del bene sommo. Sorge subito una domanda: come Dio ha potuto dire farò passare davanti a te tutta la mia volontà? Ma il racconto dell'Esodo continua e diventa interessante. Dio invita Mosè a entrare nella caverna della rupe. Mosè, pensate, con la mano di Dio che gli copre il volto, non può vedere Dio che gli passa davanti. Come Dio se mettesse una mano davanti a me, e non vede, non lo vede. Quando Dio toglie la mano, Mosè può vedere solo le spalle. Diciamolo pure, senza essere volgari, il retro di Dio, che è già passato, senza farsi vedere nel volto. Questo è Bibbia, e non lo dico io. Prima dicevo che il testo non è di facile comprensione, anche se, come avete potuto notare, è affascinante nella sua simbologia. Che cosa potrebbe significarci? Dio è l'invisibile, l'ineffabile, in tutto il suo mistero di luce. Un mistero perciò che richiede occhi particolari per poterlo vedere. E quali sono questi occhi? Sono gli occhi del nostro spirito interiore, gli occhi della caverna del nostro cuore. Noi non possiamo vedere Dio con gli occhi fisici. Casomai sono dei riflessi, perché vediamo la bellezza nella natura, diciamo, ecco, è il riflesso di Dio, va bene. Quando pretendiamo di vedere Dio con gli occhi della nostra carne, gli occhi fisici, o di una struttura religiosa, in realtà non vediamo che il retro di Dio. San Paolo è chiaro, direi chiarissimo, avete sentito, no? Certe volte mi chiedo come mai questa pagina di oggi non viene letta dalla Chiesa in un certo modo. San Paolo distingue la legge della carne dalla legge dello spirito. E per l'Apostolo lo spirito è lo spirito divino, altro che un intruso. Lo Spirito Santo è la legge dell'essere umano. Quindi l'essere umano, come legge ha lo Spirito Santo, non ha la legge religiosa o della Chiesa o eccetera eccetera, è lo Spirito Santo, è la nostra natura divina, noi siamo Spirito Santo, è la nostra natura divina, siamo fatti essenzialmente di spirito e di spirito noi viviamo, naturalmente se intendiamo per vivere essere ciò che siamo, e non carne di ciò che non siamo, ovvero di apparenze cutanee, parola che va di moda oggi, no? Siamo pelle, la politica della pelle, del ventre, della pancia,
politica di oggi, no? Italiana. Scrive testualmente l'Apostolo: quelli infatti che vivono secondo la carne, secondo la pelle, secondo la pancia, tendono verso ciò che è carnale. Quelli invece che vivono secondo lo spirito tendono verso ciò che è spirituale. Ora, la carne tende alla morte, mentre lo spirito tende alla vita e alla pace. Come potete dire che queste parole non sono chiare? Specifichiamo un'altra volta: carne sta per tutto ciò che non appartiene al mondo dello spirito, tutto ciò che è esteriore a noi stessi, al nostro essere interiore. Quindi la carne sta per ventre, ma sta anche per una concezione materiale dell'esistenza. Carne sta per pelle, ma sta anche per ogni struttura che mortifica il mondo del nostro essere interiore. E la struttura è anche quella religiosa, anche la religiosa è pelle e carne. Quando non ti fa scoprire il mondo interiore. E l'Apostolo conclude: voi però non siete tutto, non siete sotto il dominio della carne, ma dello spirito, dal momento che lo spirito di Dio, ecco la cosa interessante, abita in voi. Lo dice chiaro. Non dice abita nella struttura, abita nella chiesa, abita in voi, nel vostro essere. Sì, lo spirito di Dio abita in noi, fa parte del nostro essere. Noi siamo spirito. Già dire essere è dire realtà dello spirito, mentre dire avere è dire realtà materiale, qualcosa di esterno, di esteriore allo spirito. Ciò di cui oggi il mondo ha bisogno non è un di più di carne, non è un di più di pelle, non è un di più di ventre, di populismo. Che vergogna essere italiani oggi. Di una religione del fare. Cavoli, questa chiesa del fare, no? Del fare. Organizzano tante cose, del fare. Ma oggi ciò di cui ha bisogno il mondo è un di più di essere, ovvero di spirito, da cercare all'interno di noi stessi. Una battuta finale, lo dico anche in questi giorni: la colpa, se la politica è quello che è una cosa vergognosa, oscena, quella di oggi, populista, eccetera, eccetera, carne, ventre, la colpa è anche della Chiesa. E la colpa è anche della Chiesa, che non si contrappone, che non contrappone questa politica populista di carne, di pelle, di ventre, un qualcosa di sostanziale, di interiore. La colpa è della Chiesa.